problemi, non ci sono problemi, vuol dire che lo faccio in questo modo. Angelo, non ci sono problemi. Filippo, esci fuori che ti accontento. È andato via. È andato via, non ha risposto a me quando ho detto chi è che vuole finalizzare qua e nessuno ha detto niente, vabbè. No, ma puoi parlare anche benissimo con i cavoli o con i spaghetti, come vuoi. Puoi parlare anche in bianco, Puoi parlare con soffritto. Hai che olio, soffritto, hai capito? No, no, io faccio un po' di salsetta così. Va bene, benché devo mettere più cavoli che pasta. Vabbè, problemi carissimo Pietro. Angelo, però il suggerimento di Angelo è più gustoso, quindi è più gustoso farlo gratinare con un po' di formaggio al forno. Vengono più gustosi, senz'altro. Qualche volta ci devo provare, Angelo. Quello è normale, tu a forno, diciamo fai mica ancora a forno al cavolo fiore, e con su, ma così può fare spaghetti, giustamente, ma soffritto e fa male. E allora infornato la cosa vende meno. Fai bollire il cavolo fiore senza farlo soffritto, poi gli metto un pochettino di salsa, asciugue, bello è. Una volta che il cavolo fiore è bollito, è cotto, io lo rivesto di nuovo dentro la salsa, senza farlo soffriggere assai 2 ore, asciugue. E dopo miscelo tutto, cucino la pasta, gli metto un po' di burro sotto, va bene, burro, margherina, olio, quello che le fa piacere. Ci metto un po' di pane grattugiato sotto e dopo miscelo tutto. Rigatone e salsa con cavolo fiore e lo spalmo di sopra. Poi fai una zecca, poi ci metti un altro pochettino di forno, ci puoi mettere anche se vuoi la mozzarella, a pezzettine, perché poi quando si riscalda si scioglie, se ti va bene. Formaggio sempre, ci sta bene. Alla fine l'uovo sbattuto con formaggio sopra gratinato lo metto al forno. Lo cielo leggero, senza soffritte, senza secose, infornato. Non fa male. Sempre. Cielo leggero, l'uovo, niente più. Niente, io devo stare lontano, ecco, Angelo, già è molto, ecco, che faccio con la pasta mischiata, ecco, passo ai cavolfiori. Va bene, comunque come dici tu, ecco, viene una bomba allora, questo è il forno. Va bene, mozzarella, manca niente più. Ok, Angelo, ben ascoltato, io mi allontano perché vengo, seguo il tuo partito, Pietro! Stati bene, ciao, salutando Marco. Avanti Marco, ti ascolto ma non riprendo. Radio 5 Marco, Radio 5. Segnale è quello che dà la propagazione, 6-7. Va bene, ciao Marco, va bene, ma che dire, ma l'uovo che ci vuole mettere ce lo mette, giustamente, se tu hai una cosa gustosa ci metti un uovo sbattuto, mica ci deve mettere un uovo sbattuto per venire, diciamo, ecco, gratinato dalla parte superiore, viene bella secca quella parte, insomma, va, gustosa, tutto qua, poi se ci vuole mettere ci mette, se lo mette, lo puoi fare anche in bianco, no, non è che per forza lo deve fare con l'uovo, questo e quell'altro. C'è chi ci mette pure diciamo pancetta, prosciutto, c'è chi ci mette come si chiama l'altro là, adesso mi sfugge il nome, cosa c'è il ripieno, salsiccia dentro, ma non è così, l'unico pasta con cavolo e fiore a forno è solo lo semplice, formaggio grattugiato di sopra e cavolo fiore con un pochettino di salsa, è infornato. Avanti, mi hai fatto pranzo tu, a Vicenza l'hai sentito stamattina. Parla, caro Angelo, preferisco mangiarla in bianco, fatta colata,
messa nel piatto, normalmente con un pochino di brodino della lavatura ci vuole, perché non deve essere proprio asciutta asciutta, e poi ti faccio il soffritto e glielo butto sopra. Poi se ce lo voglio mettere un po' di formaggio grattugiato, parmigiano ce lo metto, o altrimenti negativo, diventa più leggera, più digeribile, e ti dirò che col soffritto olio d'oliva, intendiamoci, l'olio di semi, olio d'oliva, soffritta con poco d'aglio, però dorato, non farlo bruciare l'aglio. Ti viene un gusto fenomenale, carissimo, anche la pasta al forno. Ognuno mangia come meglio crede, a lui gli piace in quella maniera, va bene, con brodino. Sì, io se devo mangiare pasta asciutta, devo mangiare pasta asciutta, se poi devo fare il brodino, faccio brodino. È diverso, ognuno giustamente è così. Il gusto, mangiare e vestire al proprio gusto della mia. Tutto qua, d'accordo, avanti, ammottavo. Ma io non ti ho detto che deve essere prodotta, un pochettino ci vuole, specialmente se fai spaghetti, un pochettino ci vuole, non è che deve essere, no, se è troppo prodotta non mi piace neanche a me, a quel punto lì mi mangio il brodo di carne, scusami, ti faccio, brodo di carne oppure di pollo o roba del genere, o di faraona, o di quello che potrebbe essere, no, negativo. Io parlo con un leggero brodino da stessa acqua che tu togli dalla pentola, quando fai un po' di colatura, naturalmente un po' devi colarla, e il resto la pasta deve un po' radicare, un po' mezzo al brodino, della stessa acqua. Perché tu... Quando il cavolo cuoce, gli butti la pasta quando bolle. Non devi fare tutto separato. E poi dopo si mette nel piatto, si aggiunge questo soffritto così chiamato. E vedrai che mangi leggero, mangi bene, è gustoso. Poi se ci vuoi grattugiare un po' di formaggio sopra, ci vuoi mettere un po' di formaggio, qualunque formaggio, dipende dal gusto della persona. Ci metti il parmigiano, ci puoi mettere quello che vuoi, e allora va bene, ma non tutti lo accettano, però qualcuno non lo può neanche mangiare, che anche bisogna guardare la salute di ogni persona, bisogna guardare. Ma io l'ho detto, mangiare e vestire a piacere, vabbè, ma quelle sono spaghetti con la verdura, un gondo, pasta a forno è diversa, sì. Noi facciamo il cavolo fiore al forno, se tu ci metti spaghetti perché fai al forno? I spaghetti fai con un pochettino, non brodo, un pochettino di acqua, diciamo ecco, diversamente. Ecco il discorso qual è, non solo spaghetti, ma puoi fare anche, come si chiama, quelle eliche, oppure l'altro tipo là, il fusile, insomma quello va buono per quello che deve fare. Bisogna giustamente ognuno mangiare e vestire a piacere, a quello che gli fa piacere. Non è che tutti possono mangiare ugualmente, tutte cose, negativo assolutamente, è un stesso pasta a forno, e c'è chi ci mette tante cose in quella pasta a forno, negativo, noi ci mettiamo poche cose, carne, pittorelle e formaggio, basta, c'è chi ci mette salame, chi ci mette mozzarella, uovo d'armento, cioè la fa quella pasta a forno, la fa, insomma, abbastanza consistente, non è che non è buona, ma tu quando stai mangiando un piatto di pasta a forno di quello, alla fine per 3 giorni non devi mangiare più niente. Le polpettine fritte. È certo che non devi mangiarti niente dopo, è chiaro? Le conserve per un'altra volta, per la sera. Sono d'accordo con te, perché quella roba di casca pesante. Lo so, hai ragione. Anche con la salsiccia per dire, beh, certo, giusto. Invece io, per esempio, quando ti voglio, ti metto un po' di sugo di pomodoro. Fatto di pomodoro, non di conserva, Allora ti aggiungo qualche cucchiaio di quello già nel piatto
e viene gustosa ugualmente, se uno lo vuole. E se no, niente, la mangia in bianco, come ho detto io, tutto qua. C'era qualcuno che ha detto qualcosa, prego, chi era? No, ho detto che ci vogliono anche le polpettine fritte, di nuovo, che è fatto al forno. Mi sei Michelangelo? Negativo, Armando, zona 8, Armando 8. No, non è Michelangelo, non è la voce di Michelangelo. No, ma siccome qua lo sento troppo compresso, ecco perché ho capito che lui va sempre compresso là. Allora abbassa un pochettino l'amplificato, se no qua compressa la modulazione è troppo compressiva. Abbassa un poco che vai meglio, c'è più chiara la modulazione, zona 8. Tutto positivo, giustamente, ognuno cucina come meglio di cucinare nelle proprie zone, ogni regione ha la sua cucina, è così. C'è quello e c'è quell'altro. Qua per esempio da una parte a me non piace, ma dall'altra parte piace come cucinano. Ma ci sono tante cose che polle, conigli, anatre, quaglie, tutta questa roba qua a me che non mi piace, non la gusto, per me non va bene, ma per gli altri va bene, giusto. Come fanno grigliate, la griglia di carne mista, per esempio come la fanno loro a me non mi sta bene, perché qua ci mettono un pezzo di carne di vaccina, una salsiccia, un pezzo di maiale, un pezzo di coniglio, un pezzo di pollo e ti fanno una carne di cosa mista, non mi piace. Invece le costate è un altro discorso, anche che la fai tu costate d'agnello, costate di bovino, costate di maiale, e allora vedi già la questione cambia, no, un pollo, questo, giustamente, ripeto, ognuno di noi mangiare e vestire a piacere. Oltretutto cambia anche di gusto, da una carne all'altra messa assieme cambia anche di gusto, cioè non sei più, hai mangiato quella cosa, quell'altra ancora, hai ragione, sai, a che io sono uguale, io devo mangiare o questa o quell'altra, assieme negativo, capito? Il cannolo mi piace. Il cannolo siciliano sì. Ok, però senza la carne sopra, capito? Senza la carne sopra. No, il cannolo siciliano con la frutta candita e con la ricotta dentro. Lo so come li fanno a Roma, non ti preoccupare. Lo so che ci sono i cannoli siciliani anche a Roma, non ti credere, lo so. Bravo, prima le mangia lui e tu stai a guardare. E se lo fa, l'importante è che uno arriva primo, l'altro è il secondo, la gente. Certo. Guarda la papa, vedi cosa ti lascia. Ah, e allora, vedi, non conviene neanche benedirli, bisogna mangiarli maledetti, non benedetti. Stai tranquillo, quando arrivano in pancia dello stomaco trovano già la santa benedizione dentro, non c'è bisogno di darla fuori la benedizione. Capretto, lo so, ma non me lo dia a me per favore, che io sono umano. Ma c'è anche i garzoni qua, capito? Quelli che si mettono con la base. Certo che lo so. Angelo Labbacchio, chiamato a Roma, si chiama il Capretto, capito? È il Capretto. La morte è la carrozzella, ma come sta a dire lui, neanche lo sa, che la morte è la carrozzella.
Vai, Angelo. Beh, ogni cosa, ogni regione fa il suo, giustamente. Per esempio, ecco, lui parla di carciofo, a me i carciofi che stanno in quelle zone non piacciono. Ma non per offendere, ma perché hanno un altro gusto rispetto a quelle nostre là, per esempio, che tu ti fai gli spaghetti con i carciofi nostri, dolce, insomma, è tutto un altro sapore, tutta un'altra cosa. Giustamente magari a lui, per chi è abituato a mangiarsi quei carciofi, i carciofi siciliani non ci piacciono magari. Giustamente è così, ogni regione c'è il suo. Angelo, guarda che a Roma arriva di tutto, Oltre il carciofo romano, dell'Agropontino, oppure della parte del nord di Roma, il carciofo romano laziale, chiamavano così, è speciale, però è chiaro, lo devi rifarlo con la mollica, devi riempirlo, devi mettere la battuta con l'uovo, tante cose. Però è chiaro, ma guarda che c'è anche il carciofo sardo, quello con le spine, e quello siciliano, e anche quello calabrese, è buonissimo. E il carciofo napoletano è uguale a quello siciliano, il carciofo pugliese è uguale a quello calabrese, è quello siciliano. Non so se mi spiego, ma Roma trovi di tutto, Angelo. Trovi la roba locale e la roba che viene da fuori. Io non lo so se arriva di tutto, perché non ci sono stato là mai a fare la spesa, perciò questo non lo so. Io so solo che, per esempio, qua nelle zone che c'è, io vedo i cavoli fiori che ci stanno cari, i broccoli che stanno qua, che arrivano da fuori, che arrivano da altre parti, non vengono dalla Sicilia, hanno tutto l'altro sapore, hanno tutta l'altra cottura. Noi se prendiamo un cavolo fiore di quello giallo che abbiamo noi, primo che è abbastanza digeribile rispetto a questi bianchi, a quest'altro, purtroppo, cioè, io non è che sto discriminando l'agricoltura, sto dicendo ogni regione ha il suo modo di fare le cose. No, il sapore, lo stesso per esempio a fagiolina, io non ho visto mai fagiolina in giro, quella che c'è in Sicilia, la fagiolina americana, va bene, oppure le zucchine nostre che noi usiamo, che ci facciamo la pasta, quelle da 1,50 m, 2 m di lunghezza, va bene, io non l'ho viste, né in Calabria, e neanche qua, e neanche a Milano, e neanche in altre parti, e anche neanche a Toscana, non l'ho mai viste. Perciò hanno tutto un altro sapore, e giustamente ti devo accontentare a mangiarti quello che c'è qua, e a me non piace, non compro, mi compro quello che piace. Angelo, oggi trovo tutto cose, domani e vai, e che pensa, vuoi sapere una cosa, che la coltivano anche qui, la cosiddetta cucuzza, quella nostra, capito? Quella lunga, quella attorcigliata, quella un po' curva, quella semicerchio, ce n'è di tutti i tipi, no? Ecco, e che anche qui, qua in Toscana la coltivano, ormai i terreni qua su a centro e nord, anche a Torino, i corporani la coltivano, ci fanno arrivare il seme, naturalmente comprano il seme, quello di giù, e lo coltivano con la scamazzatura, con le cose di cucuzze, capito? Ecco, chi è scomatto per quella roba là? La coltivano anche qua, capito? Cazzo, sono dei siciliani che c'hanno gli orti, c'hanno, non so, zona San Vincenzo, di Venturina, le zone qui di notte, hai capito? Qua del Grossetano. Ti dico che ci sono anche qua, arrivano anche a Torino, ma a Torino arrivavano dalla Sicilia, è proprio direttamente dalla Sicilia. E i contadini locali là, della Piemonte, del torinese, che sapevano che c'erano un sacco di siciliani che mangiavano quella roba, e allora la coltivavano loro e la portavano ai mercati, hai capito? Forse dove stai tu, io non ho visto, io in Calabria non ho mai mangiato zucchina siciliana, non ho mai mangiato zucchina carciofo siciliana, che spine negativo,
doveva essere proprio un siciliano che veniva col camion là e vendeva, allora sì, infatti veniva una volta, a secondo periodo veniva un camion di carciofi, di 16 spine, va bene, le portava direttamente da Trapani o da Palermo o da Catania. Oh, una volta all'anno veniva con l'uova nel mese di settembre e portava l'uva dalla Sicilia, ma vedi cosa, io non ho mai mangiato. Addirittura, quando io ho parlato, gli ho detto che in Sicilia c'è la zucchina di 1,80 m, 1,90 m lunga, quello non ci vede loro, e infatti io ho dovuto portare una dalla Sicilia, però l'ho dovuta spezzare a due perché nel cofano non ci andava, va bene, e l'ho dovuta spezzare a due. Qua, che sono qua da 8 mesi, e qua supermercati ce ne stanno, ci stanno supermercati di 8-6.000 metri quadrati, e non ho visto io zucchina americana, siciliana, fagiolina siciliana non l'ho visto, insomma tutti i cavoli fiori siciliani negativo, faccio che potete dire, vedo quello che c'è qua, il cavolo fiore bianco, cavolo fiore di questi normali. E come le zucchine sono quelle piccoline, come i cetrioli. Sì, anche la zucchina romana, più o meno esagonale, no? Perché allora le nostre zucchine, ma ci sono anche quelle in Sicilia, Però c'è quella lì, quella liscia, quella che dici tu, quella giallastra, quella verdastra, quella bianca, quella puoi dire te. Quelle che si fanno da 1,90 m, 1,80 m, 1,60 m, non si fanno, non su conti quante ci trovi. Quelle sono zucchine che tu ti fai la pasta, ti fai con le patate, ci metti patate, quelle miscelate con quelle zucchine tagliate a cubetti, ci metti della cipolla, ci metti del pomodoro delle fresche fresche là dentro, e ti fai un zucchetto e puoi fare auto che rinfrescante di zucchina. Ma io queste sto parlando, non quelle piccoline, quelle piccoline a me non mi piacciono, le zucchine sono, hanno un sapore molto diverso. Guarda che ci sono anche in Sicilia, le continuano anche in Sicilia quelle lì, Pietro, io non ho mai mangiato l'altro, anche che ci sono, la mia zucchina è quella, le fagioline sono fagioline quelle americane, quelle che sono lunghe 70 cm, 80 cm, va bene, fagiolina piccolina così negativo, non la sento, ma tenera deve essere, perché poi c'è chi la raccoglie dopo che ceffa e fa, non si capisce se è fagiolina o è fagiolo. Lo so, curiosi, infatti sono chiamati ghiaccioli. Sono chiamati i ghiaccioli. Attendo un codrillo. Oh, ciao Vincenzo, lo sentivo, ecco, vedi, è arrivato. Per esempio le patate, io ho trovato patate fresche, patate nuove, non ho mai mangiato qua. Mangio sempre patate che vanno sempre addietro. Cara mia, devo andare in Sicilia per far cattare un sacco di patate quelle nuove proprio per uscire dal terreno. Vabbè. È negativo, qua mangio patate dopo un anno e quella non è patata buona, perché c'è, come si dice, è molla quella patata, non è bella, quando tu la vedi fresca la patata è diversa. No, devi andare a Cucciolino, devi venire nella mia città. Ma no, ma non basta Vincenzo, ascolta ciao Vincenzo, no ma se lui, perché se compri al supermercato per forza, prova ad andare nei mercati di piazza. Ai mercati, quelli che hanno le tende, vedrai che lì trovi quello che vuoi, no, perché no, lì no, la roba ti va da fuori, hai capito? Se tu hai abituato ad andare ai stendi dei supermercati per forza, una volta hanno una cosa, l'altra volta arriva da un'altra parte, e loro comprano dove gli fanno più offerta, dove pagano meno, per poter fare concorrenza. Che è così, caro Angelo, ma prova ad andare dai Orpovani, che lì nelle Marche ci sono anche gli Orpovani, coltivano, vanno a comprare, anzi la paghi anche la metà la roba, la paghi, se una cosa al supermercato la paghi un euro, la compagino la paghi 40 centesimi, 50 centesimi, e se è di roba fresca, perché se la raccolgono lì nell'orto stesso, come lì, la vettura di insalata, tu non ci sei abituato, quello è fatto, tu sei signore, Se vieni a correre, io qua vado di
hai capito? Altrimenti non vado nei supermercati a comprare, vado ai mercati comunali, mercati coperti, mercati di piazza, dove ci sono i contadini, i venditori, diciamo, che gliela portano, no? Gliela portano perché arrivano quei supermercati, mercati di Bologna, di Milano, di Firenze, secondo la zona, va bene? Quelli ci sono i mediatori, no? Che la roba la comprano e poi la rivendono ai rivenditori di piazza, hai capito? No, i rivenditori di piazza la vendono ai mediatori. Non capisce un cacchio quello là, ma anche l'abituato capisce a sud, è tutta un'altra cosa. A sud ci sono le botteghe, capisci, Vincenzo? Ci sono le botteghe, i negozi, personali, padronali, piccoli padroni. E allora acquistano un sacco di verdura o dopo quello che sia che glielo portano direttamente i contadini del luogo. Hai capito com'è la faccenda? Possiamo dare le bottiglie e pagare, no? Capito, Vincenzo? Arriva dalla Sicilia, capisci? Buongiorno Pietro, ho finito di pranzare qua, buongiorno, i saluti. Attento Pietro. Un attimo Vincenzo, ciao Pasqualino. Ah, mezz'ora. Sto parlando con la zero Vincenzo, non so se la ascolti. Io sono Ego Lima Lima Oscar e c'è il compagno D'Alema che fa un pranzo. A dove, dove? A Bello. Arrivo a Lima Oscar hai detto? No, Sirla, Papa, Ego Lima Lima Oscar. A 6KM da casa mia. Ah, ho capito, sì, mo vengo fino là, tu sei matto, sei. Ma tu sei matto che io vengo fino là. No, io se non mi ascolti più, tra 20 minuti lascio via perché vado, sono stato invitato, dai. Sono stato invitato là al pranzo. Ciao, ciao, vai magna, va. Mica lo scemo che io mi faccio... Andate a ritorno, mi faccio 400 chilometri, ma dai, numeri dai! Oh, per carità, no, 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 no! Assolutamente! Quando succede l'acqua nella nostra provincia, ci vado! Sì, ma no, io ho detto, se non mi ascolti più, hai capito male, se non mi ascolti più, io a 6 chilometri da dove abito, nemmeno, 5 KM, e voglio l'invito che mi hanno fatto nel pranzo e c'è Massimo D'Alema, gamba. Ho capito, ma vai, santo Dio, vai! Vai! Lo so che se verrei pure io, mangerei pure io là, però non mi conviene, perché sì, è distante. Certo no. Ma qua se n'è andata di testa, Pietro! Devi fare 400 KM e andate ritorno! Mannaggia il coccodrillo che ne va! Buongiorno a tutti qui sopra, buongiorno! No, 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 non mi sono andato adesso, io ho detto a Pietro che se non mi ascolto più è che perché è stato allora sono stato invitato qua. Sì, sì, vicino, ciao, lasciami, vicino, ora devo dire la rotta volta che voglio fare. Vai, vai. Sei stato invitato, ma quale sorte? Eh? Quale sorte sei stato invitato? Io? Io sono stato invitato dal PT. E i soldi li cucino a PT. E i soldi chi gli aveva dato a tutti? Allora, sono soldi sempre miei. Sono soldi che pago io. Non sono soldi di tasca loro. Sei soldi delle tessere! Sei soldi nostri! Delle offerte! Sei soldi delle tessere! Sai che abbiamo 1 milione di tesserati? Lo sai o non lo sai, Angelo? E perché si deve mangiare i soldi miei? Io non l'ho capito, tu gli devi venire a Dio per mangiare i soldi miei. Ma io questo non l'ho capito, Pietro. Uno si deve passare 1 milione di tesserati e 1 milione di tesserati chi ci ridà i soldi? La popolazione! Però io devo invitare a te con i soldi tuoi. Ma vedi che è sbagliato. Allora, se io devo invitare a Vincenzo, a te a mangiare a casa, devo uscire soldi dalla tasca mia, non quello che ho tesserato.
Ma io non ti capisco, vabbè, ma questo lo possono fare i ricchi. I ricchi, quelli lo possono fare, l'hanno fatto sempre. Che ti danno il contentino per avere il voto, come sempre è stato anche con la vecchia Democrazia Cristiana. Quello era i soldi, naturalmente. E allora gli euro spendiamo 1 milione oggi per incassarne 100 milioni nel giro di 5 anni, se bastavano, anche perché adesso ho portato un paragone. Hai capito? Da noi è diverso. Da noi i soldi li cacciamo noi, li cacciamo. E logicamente mandiamo quelle persone che non ha possibilità di sostentamento, almeno ogni tanto riescono a mangiare. Hai capito, Angelo? Quelli che fai discorsi sballati fai. Ma io non faccio discorsi, io rispetto le due idee, ma io i soldi che glielo devo andare all'altro, e poi con i soldi miei fanno finta di dare a mangiare agli altri. A me non mi sta bene, Pietro, a te mi sta bene, va bene. Io se te devo dare a peso a casa mia, faccio la cosa, ti dico Pietro, ti viene a mangiare, a Vincenzo pure, tu porti l'olio, quello porta pace, io metto succo. E che è questa discussione? E i soldi servono per necessità per quelle, non devono servire per loro, per il partito, per l'associazione deve pagare la casa, benissimo, la paghi tu, ma lo che il partito si deve tenere i soldi per chi paga tu la casa, lo proprietario lui, è sbagliato tu quello concetto che fai, io non lo faccio sbagliato, perché se ti invito a casa ti invito con i soldi di tasca mia, non certo i soldi dall'amministrazione. Ma è meglio che li spendono questi soldi, e che fa, devono stare in cassa? È bene che li spendono, certo non è tutti i giorni, ma è bene.